Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, eccoci qui con Rafael Gualazzi. Ciao Rafael. Ciao, buongiorno a tutti. L'ultima volta che ci siamo incontrate qui al festival mi avevi detto ero in una biblioteca a Londra, avevo avuto questa ispirazione per il pezzo. Allora, per Carioca, dove l'hai avuto? Nei paesi latinoamericani. Cos'è successo di bello? Purtroppo non mi sono mai recato fisicamente in questi paesi, però con la fantasia, per l'amore che ho per la musica, tutte le musiche sudamericane, spesso e volentieri, dall'età di 21 anni ero appassionato, già ascoltavo Buena Vista Social Club, un sacco di musica, di samba, insomma. Carioca poi è un titolo che raccoglie un pochino l'esotismo, anche se in realtà Carioca va a definire quello che è l'abitante di Rio de Janeiro, proprio la città di Rio de Janeiro, quindi in realtà non ha questa proprio diretta didascalica, cioè connessione con tutto quello che succede musicalmente. Infatti il brano è un trade union tra musica urban e ritmi latinoamericani, ecco. In particolare questo montugno del pianoforte tipico della musica cubana, ecco, va a incastrarsi con quelle che sono le sonorità urban. Infatti è un Rafael inedito, perché proprio si trasforma sul palco e diventiamo tutti, insomma, protagonisti della musica, quasi di un locale, quasi subito di un tuo concerto. Molto bello. Sì, attraverso la danza, attraverso il ritmo, si crea questa surreale evasione dai chiaroscuri della vita. In sostanza la filosofia carioca è quella di vivere il presente al massimo della propria gioia e vivere tutto quello che di bello c'è nella giornata, nel qui ed ora, qui adesso. Quindi possiamo fare tesoro del nostro passato, del nostro futuro, attraverso l'intenso vissuto del presente. Molto bene. Insomma, pensando a questa settimana sanremese, giovedì duetterai con, sarà insomma tua ospite Simona Molinari, per una canzone che è bellissima, un omaggio incredibile. Io reputo che Se Domani sia, assieme a Volare, probabilmente tra i più bei standard jazz e pop più belli mai scritti. Questo brano partecipò a Sanremo a metà degli anni 60 con due interpreti maschili, ma fu portato al grande successo da Mina. È per questo che abbiamo deciso di celebrarla e di, insomma, omaggiarla la sua grandezza artistica in un'interpretazione che ci vede coccolati veramente da un arrangiamento di strings bellissimo. L'orchestra è stata arrangiata dal maestro Stefano Nanni e Simona Molinari fa il resto, perché con la sua voce poderosa e delicata, insomma intima allo stesso momento, insomma restituisce veramente delle belle atmosfere. State attenti, nel senso buono, che se piace arriva la telefonata di Mina, perché fa di queste sorprese per ringraziarvi. Rafael, senti, invece, che cosa ti aspetti da questo Sanremo? Una vetrina importantissima, no, per chi fa musica. Io sono onorato e mi sento privilegiato di far parte di questa edizione, come anche delle altre, perché veramente è bellissimo essere qua per l'ennesima volta in questo festival che celebra la cultura italiana attraverso la canzone. E c'è grande divertimento, c'è una grande varietà di artisti, sia, diciamo, consolidati nel passato che nuove leve, insomma, con le loro nuove idee musicali. Devo dire che non c'è niente da aggiungere, nel senso che siamo tutti felici, c'è una bella atmosfera positiva, quindi tutto divertimento. Molto bene, allora buon divertimento e grazie mille a Rafael Gualazzi. Volevo soltanto invitarvi al mio tour, che comincia il 26 aprile al Teatro La Fenice di Senigallia e poi dopo sarà ancora al Teatro Colosseo a Torino, all'Arcimboldi a Milano e ancora a Roma, insomma, in tanti altri posti. Grazie. Molto bene, grazie di avercelo ricordato. Se puoi fare un saluto. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu.